attraversando un momento ben più complicato rispetto a quello visto nell'ultimo scorcio dello scorso anno, quando la volatilità delle borse è aumentata in maniera sensibile. Ma ritornando al Sole 24 Ore, l'argomento centrale della prima pagina di oggi riguarda l'Europa, che si mostra di nuovo spaccata di fronte ai problemi dei migranti. L'Europa spaccata al gran ballo del sultano è il titolo dell'editoriale di Adriana Cerretelli. Sempre dal Sole 24 Ore da segnalare l'intervista al presidente dell'Enel Patrizia Grieco, che esclude possibili scalate all'Enel, dove il Ministero dell'Economia resterà di gran lunga il primo azionista, ma non dispone già più della maggioranza in assemblea ordinaria. A proposito dei migranti e di Europa, è interessante l'approfondimento di Goffredo Buccini sui muri inattesi della sinistra e socialdemocrazie alla prova dei migranti, è questo sempre sul Sole 24 Ore. Anche Repubblica apre con l'Unione Europea e la Turchia che alza il prezzo, è lite sulla libertà di stampa. Altro argomento delle prime pagine di oggi è quello delle primarie del PD, che ora sono oscurate da notizie di possibili brogli soprattutto a Napoli, dalle polemiche sull'8% di schede annullate a Roma. Anche l'Unità si chiede che cosa sia successo veramente sotto il Vesuvio. Il Messaggero punta sull'Italia in trincea sia sul debito sia sui migranti. L'Eurogruppo dice che l'Italia non è in regola con i conti, mentre il ministro Piercarlo Padoan dice che l'Italia è ancora in attesa del via libera sulla flessibilità. Il manifesto ancora più esplicito parla di Gran Bazar con un titolo in prima pagina, appunto si riferisce al mercateggiamento e alla geopolitica che sta praticamente attraversando l'Europa sul tema dei migranti. A Bruxelles si mercanteggia sulla pelle dei rifugiati, Ankara chiede più soldi, la liberalizzazione dei visti e un'ulteriore accelerazione del processo di adesione all'Unione Europea per impedire che raggiungano l'Europa. I leader dei 28 fingono di indignarsi per la repressione della stampa in Turchia, ma sono pronti a dare a Erdogan ciò che vuole e intanto chiudono la rotta dei Balcani. Appello di intellettuali all'Europa. Ci sono ancora vari punti oscuri, inoltre nella vicenda del ritorno in Italia degli ostaggi della Libia. Tra le notizie sulle crisi aziendali, quella di Meridiana. Al primo round ieri tra Meridiana Fly, Meridiana Maintenance e i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto di ridurre i 901 esubili, così si legge appunto sul Sole 24 Ore. Tra le notizie sull'occupazione, rimanendo sempre nel campo sindacale, da segnalare tra gli altri il pezzo di Enrico Marro sul Corriere della Sera: meno licenziamenti nel 2015, ma la CGIL vuole il referendum sul Jobs Act. Oltre a parlare delle cifre diffuse dal ministro Poletti, Marro parla della presentazione del comitato della CGIL per la Carta dei diritti universali, ma ancora una volta preferisce forzare il discorso sul referendum piuttosto che sulla proposta di riforma complessiva universale del diritto del lavoro. Infine le interviste, veramente poche oggi sulla stampa italiana. L'intervista a Cantone sul Mattino: non c'è reato, ma le elezioni vanno tutelate con regole certe, si tratta di una sfida privatistica, la magistratura non può agire, ingiusto discutere una grande conquista democratica a causa di poche mele marce. Si riferisce naturalmente alle accuse di brogli e di mercanteggiamenti nelle primarie del PD a Napoli. Poi sempre sul Mattino l'intervista a Valente, cioè la candidata sindaca per il PD uscita dalle primarie: non si è consumato un parricidio, solo io posso battere dei magistri, con me tutto il PD. Renzi verrà a sostenermi, coinvolgerò Antonio, si riferisce appunto ad Antonio Bassolino. Bene, noi terminiamo qui questa rapida ed esaustiva anche rassegna stampa, segnalando tutti gli argomenti più o meno importanti che abbiamo trovato oggi sulle prime pagine, anche all'interno dei giornali. Tra pochissimi minuti, quindi alle 10.40 in punto, così almeno speriamo, andrà in onda l'intervista a Vincenzo Vita. E abbiamo disturbato l'onorevole Vita per capire un po' meglio che cosa sta accadendo nella compagine editoriale imprenditoriale italiana e soprattutto un fenomeno appunto che va letto in relazione alla riforma dell'editoria e alle responsabilità
del governo. Come sapete, dopo l'euforia iniziale si sta passando al conteggio dei danni, soprattutto nel gruppo Corriere della Sera, e molti, a cominciare dai sindacati, temono che questo accordo, che in sé è di natura difensiva, possa produrre possa bruciare diversi posti di lavoro. Vedremo dagli sviluppi ormai attesi per il mese di aprile. Bene, è tutto per il momento. Noi adesso rimandiamo la sigla e una piccola pausa musicale, e tra poco quindi l'intervista a Vincenzo Vito, onorevole del Partito Democratico. Thank you.
Bene, allora riaccendiamo i microfoni qui da Radio Rete Edicole perché è arrivato il momento in punto alle 10.40 per il nostro spazio domandando un'intervista a un protagonista, a un personaggio legato comunque a fatti d'attualità, e oggi abbiamo con noi l'onorevole Vincenzo Vita che salutiamo. Buongiorno Vita. Buongiorno a voi. Ecco, abbiamo disturbato Vincenzo Vita perché da tanti anni si occupa di editoria, come sapete è già stato ospite dei nostri studi, e a proposito della cosiddetta fusione, cosiddetta, poi cerchiamo di capire meglio perché dietro questa parola si possono celare tante cose, cosiddetta fusione tra il gruppo editoriale della Stampa, o comunque che ha nella Stampa il suo quotidiano di punta, e il gruppo editoriale L'Espresso, quindi praticamente Repubblica. Vincenzo Vita ha scritto sul Manifesto una nota piuttosto dura nei confronti di questo passaggio, che sembra un passaggio editoriale, di natura difensiva, come nota lo stesso Vita nel suo articolo, e che ha delle conseguenze. Allora, alcune legate alla politica, no? Perché laddove si formano monopoli nel mondo dell'informazione non è certo una notizia positiva, e dall'altra di natura economica, perché adesso da aprile in poi, quando cominceranno i movimenti concreti, cominceranno anche i dolori per i posti di lavoro, gli investimenti, insomma il panorama non è certo positivo. Allora, onorevole Vita, cominciamo proprio, diciamo così, dall'aspetto macroscopico di questa vicenda, ovvero monopoli nell'editoria significa non è una buona notizia per l'opinione pubblica, ecco, mettiamola così. Lei che cosa ne pensa? Sicuramente le concentrazioni sono un danno tanto al pluralismo quanto alla concorrenza, che nel caso poi dei giornali non è solo un elemento economico, bensì un concorso di idee diverse. Senza questo, naturalmente, l'edicola verrebbe a diventare una strisciata di un unico colore, no? Perderebbe la varietà dell'offerta, che è il senso stesso della democrazia dell'informazione. Quindi sono sempre notizie allarmanti, e in questo caso anche disarmanti, perché l'impressione che si ha è che siano concentrazioni molto diverse da quelle degli anni Ottanta, quando erano dirompenti, figlie di un momento di ascesa del settore. Ora sono in discesa, no? Sono come le situazioni di vittoria a chi perde di meno, ecco, quindi sì. Sono concentrazioni difensive per resistere rispetto ad una situazione che forse gli editori hanno sottovalutato, no, senza forse, quando da molti anni ormai era evidente che il passaggio dall'analogico al digitale